Correva l'anno 2013 e come al solito si teneva la quarta edizione del Sincero Festival. Ma le cose non andavano bene. C'era chi aveva messo la doppia presa. Ma cazzo è sta doppia presa? Ave due anni che c'è! C'era chi aveva perso la pazienza. C'era chi aveva perso il cane. Ma che cos'è? Ma restano soldi proprio. Ma come non ci sono soldi? C'era anche chi aveva perso i soldi. C'era chi aveva perso l'equilibrio. Chi non sa che cosa aveva perso. E c'era chi aveva perso tutto, ma non la voglia di trovare soluzioni. Marco, siamo senza soldi, mi deve fare qualcosa, messaggio, una fattura. Ma in realtà c'era ancora una possibilità, un modo, un uomo. Pronto? Onorevole Paciotti? Sì. Abbiamo bisogno di una mano qua, problemi e non ci sono soldi. Non ci sono problemi, risolvo tutto io. Ciao. Così negli occhi di coloro c'era ancora speranza. L'onorevole Paciotti fu sommerso da un'onda anomala di essere bisognosi, ma lui stesso si era reso conto che la gravità della situazione era molto pesante e che doveva rivolgersi a qualcuno. Lo aveva conosciuto nella sua campagna elettorale a Betlemme. Comprò i suoi favori per 30 denari. Si chiamava Gesù. Gesù diede equilibrio ai disequilibrati, conferendo loro grandi capacità sportive e una velocità eccezionale che raggiungeva quasi quella della luce e del suono. A quelli che avevano perso che cosa? Diede loro delle chewing gum profumate e senza zucchero. Ai fricchettoni, pancabestie, ubriachi e sfortunati tolse la birra e diede loro il vino. Vino buonissimo che anche lui aveva bevuto tanto. Fece trovare la sacra doppia presa scomparsa da ormai 2 anni. E poi fece ritrovare i cuori di tutti coloro che si erano perduti. Infine premiò il direttore artistico facendo il suo miracolo più grande. Gesù, ma la fimmela in questo camper, fammela trovare, una. La moltiplicazione delle femmine. E furono tante le testimonianze del passaggio e dei miracoli di Gesù al festival. Alzati e cammina. Ma io ho già in piedi. E così, grazie all'onorevole Paciotti e all'aiuto di Gesù, il festival ebbe come al solito il suo gran successo. Schifo.
Gesù è qui con noi per aiutarci, con noi. Ragazzi, perché questo festival si sostiene solo grazie all'aiuto di Gesù. Sì, è vero. E tra l'altro Gesù ci mette alla prova giorno dopo giorno. Ci mette alla giorno. Alla giorno. Ci mette alla giorno. Il favoloso onorevole Paciotti, amatissimo ormai per il suo prezioso contributo al sincero festival. Saluto tutti e ando via. Regalandoci però una preziosa dichiarazione. Ma fare le foto per l'immaginetta! No, che acusticamente pare una pazza! Qui c'è un problema. Io ho lo stesso le lenzuola là accanto al bungalow. L'hai viste tu per caso? Perché non ci sono più? Le ho messe là sui cespugli.